C'è un modo di dire che dice la curiosità è nata dopo di me. Ti spiego il desiderio umano di scoprire tutti i segreti del mondo. Questo desiderio ha accompagnato tutti i grandi esploratori, come James Cook, che ha cartografato Australia, approdandoci nel 1770. Gli aborigeni australiani credono nel tempo del sogno, l'epoca antecedente alla formazione del mondo materiale. Tutte le montagne, i laghi, i pozzi sono le tracce dei viaggi e delle azioni di esseri ancestrali, vissuti nel tempo del sogno che precede la memoria umana. Bruce Charles Chatwin, scrittore e viaggiatore britannico, nel suo libro Le vie dei canti, dice che i racconti del tempo del sogno sono tramandati in forma di canti. Praticamente questi canti descrivono i percorsi seguiti dagli antenati nei loro viaggi e inoltre hanno tutte delle strutture musicali che corrispondono. Chatwin scrive anche che presentano una sorta di mappe che descrivono la morfologia del territorio attraversato da tale percorso. Dentro nella canzone sono concentrate tutta una serie di informazioni che esulano solo dalla mappa geografica, sono anche delle mappe comportamentali. L'arte aborigena infatti non era separata dal resto della vita. Aveva la stessa importanza del canto, dell'andare a caccia, del cammino. Tutto era unito in un unico cerchio. Non c'era la separazione che abbiamo attuato noi, la specializzazione dell'arte. No, l'arte non esisteva fine a se stessa. L'arte esisteva solo ed esclusivamente come mezzo per celebrare la creazione degli antenati. L'iconografia, infatti, volontariamente fedele alle tradizioni millenarie degli aborigeni australiani e del loro modo di rappresentare simbolicamente le tipografie culturali dei territori di appartenenza, si basa prevalentemente su un repertorio astratto di pattern geometrici, cui talvolta si aggiungono elementi figurativi di carattere tribale. Lo stile cosiddetto dot painting, che è molto caratteristico del deserto centrale, quindi dell'area di Alice Springs, che praticamente rappresenta delle mappe aeree vere e proprie, con tutti i rifornimenti di acqua e i vari percorsi che uniscono questi pozzi. Mentre invece poi abbiamo altri stili nel Northern Territory, il famoso stile Dulang in lingua Yulungu. Il Dulang sta a sottintendere uno stato di brillantezza, significa portare il quadro dall'opacità iniziale attraverso questo cross-hatching di linee incrociate molto sottili, si porta il quadro a uno stato di grande brillantezza e quasi di movimento. E sempre di questa zona è anche lo stile a raggi X, che rappresenta gli animali e i soggetti dell'opera con l'endoscheletro e i vari organi interni, questo proprio per far conoscere esattamente l'anatomia degli animali che si cacciavano e che si poi mangiavano. Uomini santi, mistici, questi sono gli artisti aborigeni, coloro che conoscono il viaggio degli antenati, coloro i quali sono capaci di esprimere quella cultura antichissima, trasmessa per 40.000 anni fino ai giorni nostri, in condizioni genuine pure, una purezza che purtroppo potrebbe presto scomparire.